Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da SWG per il TG di La 7, la settimana politica ha registrato un calo per Fratelli d'Italia e per il Movimento 5 Stelle, mentre Partito Democratico e Azione sembrano godere di un momento positivo. Fratelli d'Italia scende al 27,1%, perdendo lo 0,2% rispetto alla settimana precedente. Sebbene il calo sia contenuto, conferma una tendenza di flessione che sta avvicinando il partito di Giorgia Meloni agli avversari. Nonostante ciò, FDI rimane la prima forza politica in Italia con un distacco di quasi 7 punti dal PD. La Lega, invece, registra un lieve aumento dello 0,1% e arriva a 8,1%, mentre Forza Italia rimane stabile al 7,6%. Il prossimo test per il centrodestra sarà valutare l'effetto delle elezioni in Abruzzo sulle preferenze nazionali. Il Partito Democratico sale al 20,2%, registrando una crescita dello 0,2% rispetto alla scorsa rilevazione. Un segnale positivo per Elly Schlein, che si mantiene sopra la soglia del 20%, ma resta ancora distante da Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle, invece, cala al 15,4%, perdendo quasi mezzo punto in una settimana. Nonostante i risultati deludenti in Abruzzo, il sondaggio è stato effettuato principalmente prima che fossero noti i risultati. Tra gli altri partiti, Azione di Carlo Calenda si porta al 4,5%, registrando un aumento dello 0,2%. Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 3,1%, mentre Più Europa scende leggermente al 2,7%.